Siamo qua oggi con il mitico Andrea Longi. Offerta anche la paglia. Sì, vabbè, mi sembra il minimo, no? Sono strafatto. Ci siamo se tra mezz'ora cado perché mi sale la terapia tripla. Ecco, raccontiamo quello che è successo con i vici, così che noi volevamo sapere quello che è successo con i vici. Che cazzo, mi ero fatto una pera con un mio amico. Cioè, avevo 16 anni, un tossico, quando usa l'eroina, che si faccia, la fuma. Sì, racconci. Vuole la calma, almeno un quarto d'ora, che ti fumi una paglia, una sigaretta, cioè... E però, allora io ho detto, andiamo dal Mareca, no? Gli chiediamo, ande caciunta, io la famiglia araba, so un po' l'arabo, me la regala un paio di canne, cazzo. E va il cappellino, se vuoi il cappellino. No, lo godo da Dio il cappellino. Perché i vigili cosa fanno? Figa, no, i vigili fanno le multe, ma neanche quelle, porco di fumo poi. E poi sai quante volte negli anni dopo, figa, mi fermavano, mi guardavano, perché alla fine io ero il testimone, a 16 anni ero già iscritto al CERT, quindi non mi segnalano in prefettura per 108 con una canna che si è fumato il mio amico e l'ha lasciato stare, non mi ricordo come si chiama. Ma la municipale alla fine? Alle fatto? Li hanno... A casa! Lasciati a casa? Ma non lo so, comunque a Parma non li becco più, e Parma è un buco di merda, sono tutti uguali. L'hanno picchiato davvero, però la ragazzina l'ho visto la faccia. Come faceva quel ragazzino? Tipo hai presente, non so, Adriana! Cioè tipo ai film americani, quelli proprio power, no? Cioè quelli dove ci credono proprio pesantemente. Come il registro della scimmia. No. Dai, sei messo a ridere pure la PM, porca troia. Oh, che poi bello, sono stato seduto di 8 ore, porca troia, e lavoravo. Non voglio una pausa, voglio finire. Sì, era lì, era 7 ore e mezzo, cioè mi sono dovuto anche fare nel frattempo. All'epoca io usavo la roba, solo che cazzo, avevo 18 anni, era appena uscito dalla comunità, avevo avuto problemi legali, cioè a Parma non c'è il caso, ho avuto dei casini, la minorenne, uscito, cioè ero